Queste non sono astronavi in partenza per la Luna, ma le enormi gru che stanno lavorando per l'ampliamento di San Siro. Così per il Milan comincia il Giro d'Italia in attesa che lo stadio torni disponibile. A Brescia i campioni d'Italia affrontano un Licata che gioca a zona e che arriva dalla provincia di Agrigento. Licata è terra di meloni e i gialloblu ne vogliono regalare uno a Giovanni Galli. I rossoneri, che sono privi di Filippo Galli e dell'ambasciatore dell'ONU a Oslo Gullit, prendono dimestichezza con i siciliani dopo un quarto d'ora. In attesa del miglior gioco sono Rijkaard, Evani, Ancelotti e Baresi, le colonne portanti dei campioni che tuttavia sulle prime non sembrano in serata di vendemmia. Finché Virdis, vecchio vizioso del gol, non gela Zangara così su calcio franco. Un posto da titolare chi glielo può mai negare? Il Milan si esprime poi a livelli di eccellenza in occasione della seconda rete di Donadoni all'inizio della ripresa. Lo imbecca Evani. Col passare del tempo, insomma, la squadra rossonera migliora. Anche il Licata è veloce e coraggioso, ma per Giovanni Galli meloni non ce ne sono. Van Basten poi dimostra agli aficionados che solo agli europei è facile segnare. In Coppa Italia no.